Mancini verticale per lo scatto di Marzio, ottimo il controllo, Marzio viene chiuso al momento dell'intervento e c'è il calcio di rigore. Giudicato falloso l'intervento ai danni di Marzio, calcio di rigore per l'Andria al quarto minuto del secondo tempo. Subito il replay e il fallo appare netto. Intervento la disperata di Doga, un ex tra l'altro. Non è perfetto il controllo di Marzio, ma non era semplice, anche se da questa inquadratura si ha la sensazione che Doga vada prima sul pallone e poi sul giocatore avversario. Morinini impassibile sulla panchina dell'Andria. Nosotti, cosa ha detto invece Sonetti? Sonetti si è appoggiato onestamente alla panchina, abbassa il capo e deve subire questo giudizio dell'arbitro che, come abbiamo visto anche nel replay, è perfetto e preciso, nonché puntuale. Grande opportunità per l'Andria sul dischetto Minetti. Minetti contro Lorieri, quinto minuto della ripresa, 0-0, rigore per l'Andria. Ancora impassibile Morinini, fissa l'arbitro, parte il tiro, prudenza di Lorieri su Minetti. Straordinario Lorieri, ancora una volta lui, il grande protagonista del Lecce. L'impressione è che non avesse calciato così male Minetti. Vediamo dal replay. Prova di potenza Minetti ed è grandissimo Lorieri. Minetti così deve rimandare il suo appuntamento con il primo gol in Serie B. Per il momento nel suo score da professionista resta il gol realizzato con la Reggiana in al Milan. Il secondo angolo a favore dell'Andria. Parabola insidiosa, Lorieri con i pugni. Parte Margiotta, è isolato in avanti. Prova la conclusione dalla distanza, aveva visto fuori dei pali Aiardi che però precipitosamente recupera posizione tra i pali e blocca. Marco Nosotti, cosa è accaduto in panchina? La panchina del